Project Galileo, quel Souls-like italiano con Sabaku di mezzo, no? Ve lo ricordate? Bene, ha cambiato nome. Adesso si chiama Enoria The Last Song. E al Tokyo Games Show c'era una demo in pre-alpha a disposizione della stampa. In più, alla conferenza hanno anche rilasciato un nuovo trailer, che è quello che ovviamente state vedendo adesso a schermo. In questo video vi dico che il gioco si è conquistato assolutamente la mia attenzione perché pare un Souls-like molto ispirato dal punto di vista artistico e di world building. E adesso ovviamente approfondiamo un po'. Prima di iniziare però mettete like al video, mi raccomando, è veramente la cosa più importante che potete fare per sostenere il canale. Grazie, grazie, grazie. Innanzitutto, il mondo di Enoria The Last Song ha un'atmosfera decisamente più vivace e allegra rispetto ai Souls originali e a molti Souls-like. Piuttosto che essere apertamente dark, oscuro, il mondo di gioco in questo caso è più che altro leggermente inquietante, perché dietro la festosità del mondo variopinto e teatrale di Enoria si intravede la maledizione che lo affligge, ovvero la maledizione del canovaccio, come la chiamano nel gioco. A spanne, la maledizione potrebbe consistere nel fatto che gli afflitti sono costretti, in un certo senso, a comportarsi, tra virgolette, come da copione. Quindi qualcuno, non si sa bene chi, avrebbe scritto questo canovaccio, secondo la mia teoria almeno, questa sorta di copione che tutti quindi devono seguire, sarebbero in sostanza delle marionette. Come avrete capito, il fil rouge che lega il mondo di Enoria è il teatro, cioè il canovaccio, ci sono le marionette eppure le maschere della commedia dell'arte. Infatti un boss del gioco è proprio una versione mutata e orrenda della maschera Zanni. Oltre al teatro, anche il folklore italiano ha un suo ruolo all'interno del gioco. Le musiche, ad esempio, si ispirano chiaramente alla tarantella, al saltarello e alle decine di varianti sul tema che sono diffuse in Italia. L'ispirazione artistica sembra quindi esserci, e il mondo di Enoria mi convince proprio, a dirvi la verità, e quasi non vedo l'ora di poterlo provare con mano. Il gameplay è decisamente ispirato ai Souls-like, ci sono gli alberi dell'armonia, ovvero i falò di Dark Souls o le grazie di Elden Ring, le classiche scorciatoie, la perdita di memorie alla morte, che come le anime e le rune possono essere poi recuperate una volta tornate in vita, e una narrazione non lineare, che sta ovviamente al giocatore scoprire. Ci sono poi le battute, ovvero gli incantesimi, come ad esempio la balestra magica. All'interno del gioco non saranno inserite armi dalla distanza, quindi la magia avrà un ruolo abbastanza importante. Il parry sarà presente dall'inizio, ma la parata è una fra le abilità che possono essere sbloccate tramite il level up dei talenti. Ci sono 6 rami di talenti che possiamo livellare e ognuno ci dà accesso a nuove abilità, come in Sekiro o nel più recente Thymesia. Possiamo quindi spendere le memorie, ovvero le anime, che otteniamo abbattendo nemici per il classico level up. I punti ispirazione, invece, sono ottenibili tramite la lettura di documenti di lore e sono spendibili per acquisire nuove abilità nell'albero dei talenti. Le similitudini con Thymesia in realtà sono tante. Le memorie al posto delle anime, proprio stesso nome, la progressione legata sia al level up che ai punti talento, che si acquisiscono tramite la lore in entrambi i giochi, e anche un po' l'atmosfera del gioco. Una curiosità, niente più, ma volevo comunque sottolinearvela questa cosa. Una meccanica innovativa è quella dell'ardore, infatti potremo giocare in fase normale oppure indurre una fase di ardore. Quando l'ardore è attivo, i nemici che dovremo affrontare potranno essere più forti, inoltre nuovi oggetti e nuove strade compariranno nella mappa. A livello tecnico il gioco è ancora molto acerbo, o almeno così dice chi ci ha effettivamente giocato. Hitbox un po' bruttine da rivedere, input lag e simili, ma siamo in pre-alpha, dunque la questione per il momento secondo me non è preoccupante. Fatemi sapere cosa ne pensate di Enoria con un commento, vi ringrazio per aver visto il video, mettete like e ci vediamo alla prossima, ciao!